Buongiorno. In piedi a voce alta, legge la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Si accomodi. Lei si chiama Elisabetta Giribaldi. Sì. Prego, PM. Dottoressa, lei che lavoro svolge? Dunque, io sono una psicologa psicoterapeuta e ho studio privato a Milano e Genova, e inoltre lavoro per l'SVSD in clinica Mangiagalli. Lei, per l'espletamento del suo lavoro presso l'SVSSVD, Servizio di Violenze Sessuali e Servizio di Violenze Domestiche della clinica Mangiagalli di Milano, si avvale della collaborazione di altro personale e segnatamente di assistenti sociali? Sì, dunque solitamente io lavoro, il primo colloquio di accoglienza viene fatto insieme per l'SVD, viene fatto insieme agli assistenti sociali, quindi siamo sempre in due, in tandem, e poi successivamente, se c'è una presa in carico per qualche colloquio, mi occupo personalmente dei pazienti. Nel caso in cui invece si presenti in servizio un caso SVS, prima c'è l'accoglienza della ginecologa. Se io sono presente in servizio, è facile che venga richiesta la mia presenza, e vediamo sempre in tandem le ragazze. Quindi il vostro, dottoressa, il suo segnatamente è un intervento di primo intervento, un intervento di aiuto, di colloquio con una prima persona accoglienza. Che ha subito ipoteticamente una violenza. Sì. Ha avuto modo in questo suo ruolo, in questa sua funzione, di avere un incontro con Elma Rucca Rima, intesa sì. Rubi? Sì. Quando? Se lo ricorda? Dunque, io mi ricordo... E quali furono i contenuti di questo sì. incontro? Dunque, io mi ricordo che ho fatto un colloquio un lunedì di giugno, mi sembra che sia il 7, però sulla data... Mi ricordo lunedì, perché vi dico lunedì per il semplice fatto che io, il primo periodo del mio lavoro in Mangiagalli, lavoravo in servizio tutti i lunedì, quindi sono sicura che fosse un lunedì. Sono arrivata in servizio, la mia collega, l'assistente sociale, mi ha detto che saremmo dovute andare presso l'Alfieri di fronte, quindi dove chi siamo era la sua collega assistente sociale? Eva Berivio, scusate, la dottoressa Eva Berivio, dicendomi che dovevamo vedere una ragazza perché era stata praticamente segnalata al fatto che era stata malmenata, in quanto che era stata affidata da una famiglia affidataria praticamente. E poi noi siamo andate lì e invece non risultava nessuna famiglia affidataria, è risultato che era stata collocata in un appartamento con una ragazza, con un'altra ragazza. Allora, arriviamo al colloquio sì. che lei ha avuto. Lei ha avuto modo di discorrere, di parlare sì. direttamente sì. con la minore? Sì, insieme alla collega, ecco, sì, eravamo in due. Insieme alla Brive. Eva Brive, scusi. Nel momento in cui lei va a colloquio, sa già le generalità della ragazza, sa qualcosa sulla ragazza? Sul nome. Elma Rucca Rima. Sì. Anche l'età? Le fu detto? Minorenne, sì, mi viene detto minorenne. Questi dati da chi le furono fornite? Eva, mentre facevamo proprio il percorso. La signora Eva Brivio la informa sì. di questi dati. Allora, sì. vuole riferire al Tribunale, guardando il Tribunale per cortesia, quali furono i contenuti di questo colloquio con la minore Elma Rucca Rima e che cosa, in particolare, se le riferì qualcosa e se cosa le riferì la minore? Sì, dunque, spero di ricordarmi bene le cose, nel senso che quello che emerge subito è la storia della ragazza, nel senso che ci dice che lei è lì, ma non vorrebbe essere lì per il semplice fatto che ci narra l'essere entrata e uscita da diverse comunità. Lei ci dice che non ama stare in comunità, ha fatto una scelta molto particolare che è stata quella di allontanarsi dalla famiglia di origine, in quanto che il proprio padre era un padre padrone, ecco, mettiamola così, che non le lasciava la possibilità di uscire. Lei poi ci aveva raccontato che voleva convertirsi, si era convertita mi sembra al cattolicesimo, al cristianesimo, e che questa era stata la storia che poi l'aveva anche un po' fatta prendere sotto l'ala protettiva nei momenti in cui si presentava in certi concorsi di bellezza, che era una cosa che agganciava bene praticamente le persone a cui lo raccontava. La madre non l'aveva mai sostenuta.
perché lei la definiva una mamma proprio, una donna proprio araba, quindi un po' i servizi del proprio marito. Scusi, dottoressa, sì. Può parlare un pochino più vicino, sì, al microfono, perché non la sento bene. Certo. E raccontava che noi la vedevamo un po' così perché aveva una indossava una tuta, e che però comunque in ogni caso le faceva questi servizi di bellezza, questi concorsi di bellezza, perché comunque quando poi si curava un po' di più era decisamente una bella ragazza, cosa peraltro da non mettere in dubbio, per carità. Ogni tanto scillava, no? Nel senso che raccontava di che tipo di vita dura avesse avuto, che comunque voleva crearsi un futuro, che lei era più grande dell'età che aveva, perché comunque in ogni caso lei aveva ben in mente di dover faticare per avere quello che poteva essere un futuro fatto in un certo modo, e che proprio non sopportava l'idea di essere inserita in un'altra comunità. Mi sembrava che ci avesse detto anche non potete rimettermi in comunità, noi abbiamo rimandato che non saremmo stati noi il servizio tale per cui che si sarebbe preso in carico, ecco, l'inserimento della comunità. E poi che altro? La minore le vi disse come era giunta a Milano, per quale percorso non stradario? Percorso, sì, sì, certo. Percorso per canoni estetici, nel senso che aveva fatto dei servizi, dei concorsi di bellezza, e in Sicilia aveva vinto o le prime posizioni di un concorso di bellezza, tale per cui lei aveva detto che era risultata simpatica a Emilio Fedele e Lemora, che l'avevano un po' presa sotto quello che poteva essere la protettiva, perché avevano visto in lei delle capacità estetiche e inerenti a quello che sono i canoni estetici televisivi, ci aveva detto un po' questo, ecco. Quindi erano stati loro in qualche modo a favorirne l'arrivo a Milano, secondo quello che disse Rubi? Sì, da quello che ho capito io, secondo quello che aveva detto la ragazza, sì. Poi, circa la sua vita milanese, sì. Le disse quali erano le sue frequentazioni, che contesti frequentava, che attività svolgeva a Milano? Dunque, riguardo l'attività di Milano, ci ha parlato di far parte di un po' del pubblico della TV. Lei aveva valorizzato il fatto che, essendo decisamente una bella ragazza, faceva quella che appariva. Quindi magari faceva da pubblico, mi viene da dir velina, però forse non è il termine giusto, ecco. Okay. Faceva dal pubblico pagato. Sì, no? Sì, 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 era un lavoro. E quindi? Sì, sì, era un lavoro, assolutamente. E poi la cosa che era emersa è che lei comunque faceva la comparsa, sempre per canoni estetici, in feste, in ville, in contesti privati, che comunque veniva pagata molto bene, che c'erano pagamenti effettuati in monete, in denari e in gioielli. Le fece riferimento, dottoressa, a uno specifico contesto cui la minore avrebbe partecipato? A me sembra di ricordare che la minore avesse parlato di ville nei dintorni di Milano. A me sembra di ricordare questo. Il 27/11/2010 era un pochino più precisa, perché a domanda del pubblico ministero, sono a pagina 8 ed è una lunga risposta, quindi non la leggo tutta, ma solo il passaggio in fondo. Disse anche che era stata a delle feste in una villa ad Arcore, dove era stata pagata per la sua presenza. Mi fermo qua. Quindi i dintorni di Milano lei allora li identifica in Arcore. Oggi si ricorda, non si ricorda, vuole precisare? Guardi il tribunale. Guardi, perché ho un dubbio, nel senso che non mi ricordo di preciso, non riesco a essere, so che era pagata, assolutamente, quello l'aveva detto, per la sua presenza, perché d'altronde che male c'era nell'essere pagato, perché era bella, quindi questo era quanto. Dottoressa, però non la voglio interrompere, prego, ci mancherà. Ampiamente se riteranno di farlo all'esame, al controesame, però io le ho fatto una domanda specifica, cioè non se lei ricordava, siccome nel verbale c'è, l'ha sottoscritto lei, certo, l'indicazione specifica della località, Arcore. Questa è la domanda del pubblico ministero, se la ricorda? No.
Non se lo ricordo. Purtroppo adesso no. Lei ha ragione di ritenere che allora disse una cosa inesatta ai pubblici ministeri? Non credo. È una domanda suggestiva, perché suggerisce la risposta. È certo che chiunque ha parlato davanti ai pubblici ministeri si presuppone che abbia parlato in una maniera corretta, anche se per i limiti del codice penale. Quindi è uno stilema retorico fare una domanda di questo genere, che credo non debba essere ammessa. Allora, signora, lei sicuramente, per averlo riferito e letto il pubblico ministero, al pubblico ministero aveva detto e fatto espressamente riferimento alla villa di Arcore. Può spiegare come mai aveva fatto quel riferimento? Se era frutto della sua memoria o se... Lo sa che non riesco a essere più preciso. L'aveva saputo da altri... Cioè, che lei l'abbia detto al PM sicuro, perché ne ha dato... Sì, perché la mia idea... Non mi ricordo se proprio la ragazza... Perché la mia sensazione, il mio ricordo, è che era stata decisamente precisa nel non fare, nel non dire, nel dire dei nomi e delle località. Era rimasta molto vaga. I nomi erano stati 4-5, che io mi ricordo, proprio nello specifico. Io non mi ricordo adesso questa cosa qua di Arcore. Il riferimento alla villa Arcore, cioè da dove l'è venuto? Non mi ricordo. Sa cos'è? Che purtroppo poi dopo non me lo ricordo. Farei delle supposizioni, non me lo ricordo. Va bene, prendiamo atto, anche se qui era stata molto precisa. Comunque. Lei ha detto che la ragazza veniva pagata per partecipare a queste feste. Sì. È corretta la mia... Sì. Il mio riassunto della sua risposta. Sì. Specificò le entità degli emolumenti che riceveva? Mi sembra anche lì sui 5.000 euro, mi ricordo cifre molto alte, 5.000 euro, migliaia di euro. Ma disse anche da chi veniva eventualmente accompagnata presso queste serate, queste feste? E disse che aveva l'appoggio tipo di anche di auto di scorta, auto blu, perché comunque io frequento persone importanti, questo l'aveva detto. Ecco, io dal medesimo verbale di sommare informazioni del 27/11/2010, le ricordo, ovvero le contesto, pagina 8 e 9, quello che lei ebbe a dichiarare ai pubblici ministeri, ha sottoscritto la dottoressa Boccassini, sempre la ragazza aggiunse che partecipava a queste feste con altre belle ragazze che la pagavano per la loro presenza, parlava spesso al plurale descrivendo la partecipazione a varie feste in diversi contesti, disse che era pagata molto, ricordo con precisione che parlò di 5.000 euro e anche 20.000 euro, e che in un'occasione, dopo averla accompagnata, non disse da chi, con una grande macchina, la persona le diede un collier d'oro, ma non ci disse chi glielo regalava. Quindi sono due profili di discrasia. La somma, 20.000 euro, e qui non parla di scorte, per la verità, volevo essere corretto e preciso. Allora, lei... Sì, è vero, è vero, è vero. Conferma? Confermo. Qui conferma, eh? Conferma che cosa? La confermo cifra di 20.000 euro? Dei 5.000 e 20.000, il discorso anche dei gioielli, mi ricordo che aveva parlato nello specifico di un collier d'oro, è vero, è vero, è vero. Che sarebbe stato un corrispettivo per la partecipazione alla serata? Sì. Senta, la ragazza, lei ebbe la percezione, non la sensazione, che la ragazza avesse disponibilità di denaro? Sì. Cioè, visivamente vi dei soldi parlò? No, lei parlava comunque di avere sempre grandi disponibilità di denaro, no, io non ne vidi mai, l'ho vista un'ora, no. La ragazza, la minore, Emma Ruccarima intesa Rubi, ebbe modo di parlare di tale Nicole Minetti in quell'occasione? Sì. Cosa disse? Lei ci disse che comunque potevamo anche stare tranquille, perché mi ricordo che c'era stato anche la mia collega che diceva ma come va, ma stai bene, perché comunque entrare e uscire dalla comunità non ha tanto senso, soprattutto adesso che tipo stai per diventare maggiorenne. Lei dice di non preoccuparsi, che tanto comunque aveva diversi amici a cui era affidata, ad esempio la Minetti, che è una persona comunque importante, che mi aiuta lei, mi aiuterà lei, quindi non preoccupatevi, perché tanto io sono in buone mani, anche con diverse persone, sono amica con diverse persone della questura del Fatte Bene Fratelli, e sono tutte persone che si occupano di me, e questo l'ha detto. Senta, in riferimento, lei
va a questo colloquio psicologico, sì, per offrire supporto a una persona che aveva un problema. Lei sa che cosa era successo alla ragazza? Dunque, quello che ci racconta è che aveva poi si è scoperto appunto che, almeno, che aveva litigato con la coinquilina e sembra che si siano proprio scontrate, nel senso che lei racconta che mi sembra mentre stava dormendo le ha tirato il mocio, il bastone del mocio, le ha dato il bastone del mocio addosso e lei ha reagito e quindi poi alla fine si sono scontrate fra loro. E mi sembra che ci fosse proprio per una questione di competizione, nel senso che comunque lei stava avendo una carriera, si stava costruendo una carriera a livello di TV, quindi ci potevano essere delle invidie personali. Però... La ragazza, la minore, il Marucca Rima, quindi si trovava a casa di questa, sì, signora che l'ha picchiata. Sì. Giusto? Sì, cui almeno. È venuta alle mani. Sì. Però vi aveva parlato di Nicole Minetti. Sì. E lei nel suo ruolo ha ritenuto di approfondire questa evidente anomalia? Dunque no, perché io non mi occupo di questa parte pratica, nel senso che io mi gioco la ragazza, nel senso mi gioco l'utenza, ossia il primo colloquio si fa insieme, però poi successivamente la psicologa si mette un po' dietro e tutto quello che viene portato avanti dall'assistente sociale che si occupa maggiormente della parte pratica. Mediamente, soprattutto con ragazze così giovani, io mi defilo un po'. Non so se lo rispondo. Lei... ricorda se la ragazza parlò di prostituzione, ovvero voi avete approfondito l'eventualità che questa giovanetta, questa minorenne, si prostituisse? No, nel senso che noi abbiamo provato un attimino a aprire uno spazio di riflessione. Mi ricordo anche che la mia collega ha raccontato del fatto che c'è il figlio che lavora per un'emittente televisiva. E lei... Però mi aveva colpito perché ci aveva un po' messo in difficoltà, nel senso che ho detto, beh, d'altronde io sono una bella ragazza, mi pagano per essere bella, che male c'è? Io comunque sono esteticamente piacente, quando mi curo sono molto carina, quindi pagano la mia parte estetica. Quindi non parlò di atti sessuali? No, ma no. Questa era la no. domanda. Secondo, no. ha parlato di partecipazioni a feste. Sì. Fece i nomi dei... proprietari delle case, degli ospiti invitati, delle persone da cui andava? Io mi ricordo il fatto che partecipassero a queste feste Emilio Fede e Lele Mora, ma non ha fatto altri nomi. Ha detto, io comunque conosco tanti personaggi importanti, tanti personaggi politici, voi non avete idea effettivamente delle persone importanti che io conosco. Questo. Oltre alla minore, a queste feste, vi sarebbero state altre persone, altre ragazze, intendo? Sì, sì. E in riferimento a queste ragazze, la minore parlò invece di atteggiamenti, diciamo, di compiacimento sessuale, una dimensione sessuale? No. Senta, specificò i rapporti che intratteneva, lei ha parlato con Lele Mora, cioè parlò di Lele Mora, a parte questo inciso che ha già riferito? Parlava del fatto che comunque vedevano in lei, questo un po' sia per tutte e due, sia per Lele Mora che per Emilio Fede, il fatto che vedessero in lei delle grandi possibilità di carriera. E quindi io l'ho percepito come facente parte della scuderia di Lele Mora. Cioè, dottoressa, lei è una psicologa, le domando, sì, che contegno comportamentale, quindi fatti aveva la minore nella quindi l'espressività corporea e verbale nel raccontare queste cose? È in grado di rispondere? Cioè, sì, no? Sì, stavo un attimo, aspetti che stavo più che altro risalendo alla... Dunque, era seduta in fondo al letto, aveva una tuta... E giocherellava con la cerniera della tuta. E era molto, non so se questo può essere una risposta, era molto altalenante, nel senso che non era proprio facile anche seguire un filo logico in quello che le andava narrando, perché non so, prima raccontava delle alite col papà, poi del fatto che aveva tanti soldi, del fatto che comunque aveva possibilità di carriera, dell'olio bollente rovesciato in testa, cioè era molto... Mescolava. Sì. Senta, lei ha detto che le risultava che la minore
fosse tale, cioè minorenne, perché sì, era stata informata. Ma la ragazza, sì, fece riferimento alla sua età anagrafica nel corso del colloquio e segnatamente disse se si presentava sempre come minorenne o se a volte dava indicazioni diverse? No, questo mi sembra di ricordare che dicesse che lei proprio, quando si vestiva in un certo modo, sembrava molto più grande della sua età. Questo è un dato estetico. Sì, io ho fatto, sì, riferimento a un dato eventualmente dichiarativo, cioè se proprio la ragazza le avesse raccontato che indicava un'età diversa. Sì, mi sembra di ricordarmi di sì, nel senso che lei a volte diceva già di avere la maggiore età, di avere anche, mi sembra di ricordare, più di 20 anni. Però, ecco, io le contesto che di questa, rilevo che questo dato è assente dal verbale di sommarie informazioni, salvo che i signori difensori non abbiano una contezza diversa e mi sia sfuggito. Stato chiesto alla testimone all'epoca? Esatto, perché formo oggetto di una domanda in cui ha risposto diversamente. No, ho dato, rilevo che non c'è questo dato. Ma come dice il Presidente non c'è la domanda. Sì, sì, io ho rilevato. Quindi, lei comunque, al di là del rilevare o meno, questo elemento se lo ricorda? Mi sembra di sì. Le sembra di sì. Senta, fece riferimento la ragazza a sue eventuali parentele, ascendenze, rapporti parentali con terzi? Parentali, a parte il percorso di sofferenza col padre, sì, integralista, quello che era, fece riferimento a qualcos'altro che lei si ricordi? Io in questo momento non mi ricordo. Non si ricorda. Grazie, non ho altre domande. Mi riservo di concludere in esito. Prego la difesa per l'esame e il controesame. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. No, un'unica precisazione. Lei poco fa, al signor procuratore, ha detto che Karima aveva detto di avere degli amici in questura. E dei poliziotti, delle, sì, persone che conosceva. Sì. Lei ricorda che nomi le fece? Dunque, aspetti, Hermes, sì, e Fusari. E Fusaro. Fusaro, sì. Grazie, io incontro esame, non ho nessuna altra domanda. Giusto consenso? No. Prego, avvocato. La difesa citerà la teste comune, ex articolo 497, quando riterrà opportuno per la strategia difensiva. Questo non sia, non suoni offesa ovviamente all'ordinanza ribadita di questo tribunale, ma ossequio all'attività difensionale che noi poniamo in essere. Grazie Presidente. Le difese sono invitate a procedere all'esame per gli stessi motivi già indicati nell'ordinanza con riferimento alla teste brivio. Io ribadisco quanto ho testé detto, grazie signor Presidente.